il fascino di questi alberi secolari è sempre unico, soprattutto se si tratta di castagni. Cioè, amore, che bello. Eccomi qui in un nuovo video con la quale vorrei ampliare una sottoserie di questo progetto, ma prima di tutto devo raggiungere Berbenno di Valtellina, collocato in provincia di Sondrio lungo la strada statale 38 del Passo dello Stelvio, distante in automobile 2 ore abbondanti da Milano e 2 ore scarse da Bergamo. Dopo aver percorso parzialmente la strada che collega le frazioni di Monastero e Maroggia, mi sono fermato nel mezzo in località Piasci. E parcheggiata l'automobile praticamente di fronte al punto di interesse odierno, sono qui per parlarvi oggi di questo, un castagno secolare che i locali chiamano centun. Si tratta di una pianta di castagno molto particolare e con un'inclinazione praticamente a 45 gradi, con una circonferenza di quasi 5 metri e che gode di ottima salute nonostante i 600 e passa anni di vita, incastonato tra tutti gli edifici molto rustici di questo piccolo abitato. Esistono dei documenti che lo danno già per centenario nel XV secolo, legati alla storia di San Benigno de' Medici, soprannominato San Bello, che sostava all'ombra di quest'albero mentre degustava il vino delle cantine di Piasci, ed una leggenda narrava che le sue radici raggiungessero le cantine vicine per prosciugare le botti di vino. Dagli abitanti del posto viene chiamato Chantun o Centun. Ci sono anche scritti che lo soprannominano Centon, ma non ho trovato informazioni concrete sul perché di questo nome dialettale, che sicuramente non deriva dal suo nome scientifico latino, che è Castanea sativa. Da Piasci è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto come sempre, vi lascio il punto GPS ovviamente nell'articolo scritto sul sito internet e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!